Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master K. Io sono il Master K e il vostro ospite su questo canale. Sento molto spesso dire che in un gioco di ruolo l'unico limite è la fantasia, il Master può fare tutto quello che vuole, i giocatori devono poter fare tutto quello che vogliono. Ora, tutto questo in teoria può anche essere accettabile, ma nella realtà, se davvero tutti si mettessero a fare quello che vogliono, al di là degli ovvi problemi di organizzazione, si rischia seriamente di incorrere in una delle più grosse brutture che si possono avere in una qualsiasi opera narrativa, quella che in linea generale viene chiamata la dissonanza. Nonostante il nome tecnico, la dissonanza è probabilmente qualcosa in cui siete o già incappati o che vi siete accorti che stavate per commettere e siete riusciti a frenarvi in tempo. Andiamo con ordine. Cosa si intende per dissonanza? Quando si parla di dissonanza, si intende la situazione che può capitare durante il gioco in cui due o più elementi che vanno a formare la partita sono in contrasto tra loro e comunicano informazioni contrastanti al tavolo. Detta in parole molto povere, è quando un elemento o una situazione del gioco sembrano suggerire una determinata linea d'azione, ma un altro elemento o un'altra situazione vanno a suggerire una linea d'azione opposta che contraddice la prima. Diciamo che il Master sta preparando una quest in cui il conflitto centrale riguarda il fatto che il re del regno è morto senza lasciare un erede preciso, magari è stato assassinato e non aveva ancora figli, non aveva ancora designato qualcuno. Comunque adesso ci sono vari pretendenti che si contendono il trono e questo rischia di sfociare in una guerra civile. Questa sarebbe sicuramente una buona idea per una storia, potrebbe avere dei risvolti politici in cui il party deve associarsi a una delle fazioni per favorirla e cercare di mandare quella fazione al trono, potrebbe anche avere dei risvolti gialli in cui il party deve indagare su chi abbia effettivamente assassinato il re e tutti i pretendenti in un modo o nell'altro sono dei possibili indiziati. C'è abbastanza materiale da lavorarci che più che per una quest questa potrebbe essere un'intera campagna. Martin ci ha fatto i miliardi partendo da un'idea del genere. Per quello che interessa a noi, però, la cosa importante è che la trama sta dicendo ai personaggi che la morte del re è un grave problema. Adesso che il Master ha un'idea per la linea narrativa principale della sua storia, deve scegliere un sistema per regolamentare quel gioco. Diciamo che tra re, omicidi, contese al trono, la cosa potrebbe avere dei risvolti fantasy, magari il Master vuole inserire anche un sacco di scene d'azione e quindi va a prendere un D20 system che è pensato per il fantasy eroico, un Pathfinder, un Dungeons & Dragons, quello che è. Nel video della settimana scorsa però abbiamo visto come nel D20 system resuscitare le persone morte sia qualcosa di relativamente facile, in cui l'unico problema è la disponibilità di soldi e la disponibilità di un incantatore. Nella pratica, se qualcuno muore e qualcun altro vuole resuscitarlo, è praticamente impossibile che non ci riesca. Il sistema sta dicendo ai giocatori: la morte del re non è un grave problema. Ed ecco che si viene a creare la dissonanza. Di per sé, né la storia della guerra civile causata dalla morte del re né il D20 system sono intrinsecamente fallati o hanno qualcosa che non va. Quando vengono utilizzati assieme, però, si viene a creare questa situazione che molto facilmente andrà a infrangere la sospensione dell'incredulità dei giocatori
e quindi farà crollare tutta la verosimiglianza della storia. Perché non limitarsi a resuscitare il re e chiedere a lui chi è l'assassino? A quel punto non servirebbe neanche scoprirlo, tanto il re non sarebbe più morto e quindi non ci sarebbe più la necessità di trovare un erede. L'unico reale limite alla resurrezione nel D20 System è il costo, ma vogliamo dire che non ci sono abbastanza soldi in tutto il regno per resuscitare il re? Sarebbe probabilmente possibile trovare anche un chierico buono che lo resusciti a gratis solo per evitare la guerra, e anche nel caso non lo si trovasse potrebbero istituire una tassa per raccogliere i fondi per resuscitare il re. Molto probabilmente la gente sarebbe ben lieta di pagare più tasse se questo vuol dire non morire in guerra. No, vabbè, preferirebbero morire nella realtà, ma questo è un fantasy, quindi diciamo che preferiscono pagare. A rifletterci bene, in realtà è anche strano che i soldi, nel caso succeda qualcosa del genere, non ci fossero e non fossero già pronti. Il re è l'uomo politico più in vista e più importante del regno. Molto probabilmente avrà uno staff di sicurezza che si occupa esattamente di evitare che si finisca in questo tipo di situazioni. Ovviamente questo è solo un esempio, anche se ho visto ben più di un novizio del D20 cadere in questa situazione o in situazioni molto simili. Il caso di dissonanza più comune è proprio questo, quando un elemento della storia e della logica del mondo, per come il master l'ha descritta, sembra suggerire qualcosa, mentre un elemento della meccanica del gioco e del funzionamento della logica della meccanica sembra suggerirne un altro, ma non è l'unico modo in cui è possibile che si venga a creare una dissonanza. Due elementi della narrazione potrebbero entrare in contrasto tra di loro, sia direttamente che per omissione. La classica situazione in cui una razza di alieni malvagi che è in grado di costruire astronavi più veloci della luce arriva sulla Terra per invaderla, e poi l'invasione avviene come in un film sulla Seconda Guerra Mondiale, con soldati col fucile che sbarcano a terra e si preparano una guerra di trincea. Evidentemente il livello tecnologico di questi alieni è abbastanza variabile. O la classica storia in cui un gruppo di schiavisti sta rapendo le persone per venderle come lavoratori forzati, dovete fermarle. Però i personaggi, girando per le varie città, girando per l'ambientazione, non hanno praticamente mai visto nessuno ai lavori forzati, non hanno mai visto nessuno schiavizzato, e fino a quel momento della storia non si era mai parlato di schiavitù in quell'ambientazione. Se il regolamento che state utilizzando non è ben studiato, una dissonanza potrebbe venirsi a creare anche a livello meccanico, con due regole che entrano in contrasto tra di loro, magari una che permette ai giocatori di fare un'azione e una che la nega, o una regola che dice che i giocatori possono fare un determinato comportamento solo in una specifica situazione, ma non è mai specificato come quella situazione possa verificarsi nel gioco, rendendo di per sé impossibile utilizzare quella regola. Nel caso siano le regole a entrare in contraddizione tra di loro, voi come master potete farci ben poco. Magari potete mettervi a scrivere delle house rule voi per cercare di correggere la questione, ma francamente, almeno parlando personalmente, un regolamento così poco curato, io, a meno di non avere dei seri motivi per continuare a utilizzarlo, mi limiterei a scartarlo e piuttosto sostituirlo con qualcos'altro. Ci sono un sacco di regolamenti in giro, sicuramente trovate qualcosa che vada altrettanto bene. Sulla storia avete invece molto più controllo, sia che sia una storia scritta da voi, sia che stiate giocando qualche modulo d'avventura o qualche storia ispirata a qualcos'altro. Nel caso vedete apparire una dissonanza, ed è il motivo per cui dovreste prepararvi tutta la storia prima, appunto per evitare di trovarvi di fronte a una dissonanza durante una sessione,
comunque nel caso vedete arrivare una dissonanza, prendetevi un attimo, controllate la storia, vedete di togliere e risolvere tutti i problemi che vanno poi a creare quella dissonanza in modo da far scorrere molto più linearmente la linea principale. Nella pratica semplicemente andate a cambiare la storia per correggerla. Questo non necessariamente vuol dire riscriverla da capo, potreste semplicemente cambiare qualche elemento in modo che tutto risolti fu scorrevole. Togliete gli schiavisti perché non si sono mai visti schiavi nella quest e sostituiteli con dei maniaci religiosi che rapiscono la gente per sacrificarla al loro dio, con uno scienziato pazzo che rapisce la gente per farci degli esperimenti. La storia come l'avete progettata rimarrebbe praticamente uguale, ma adesso non sarebbe strano che non si vedano schiavi in giro perché non c'è più nessuno che li vende. Basterà semplicemente descrivere in maniera diversa poi gli schiavisti, descrivendoli come cultisti fanatici o scienziati pazzi. Potrebbe anche essere molto più semplice, magari basterebbe semplicemente inserire delle giustificazioni all'interno della storia stessa. Gli schiavisti continuano a rapire le persone, ma non le vendono in quel posto, le vendono da un'altra parte, le vendono in un altro continente, le vendono su un altro pianeta, e quindi è perfettamente normale che ci siano gli schiavisti, ma non ci siano gli schiavi nello stesso posto. Per quanto ci stiate attenti, è comunque possibile che una dissonanza venga a verificarsi. In quel caso, la cosa migliore da fare, nel caso uno dei giocatori faccia notare che ci sono degli elementi che entrano in contraddizione, è quello di ammettere di non averci pensato e magari chiedere ai giocatori stessi come preferiscono che venga risolta la cosa. O magari portare a termine quella sessione così com'è e poi dire che per la settimana prossima si risolverà la faccenda, così avete una settimana per pensarci, vedete di trovare un modo per risolvere la dissonanza in quella settimana e poi magari piuttosto la settimana dopo si potrebbe anche fare un rewind della quest e rigiocare le scene che hanno portato alla dissonanza da capo, o decidere di ignorare la cosa e andare avanti con la storia, fa niente, quell'elemento verrà del tutto ignorato dai giocatori. Può capitare. Se la cosa non è intrinseca nella linea narrativa principale, molto probabilmente non porterà neanche così tanti problemi con la quest. Se la dissonanza è all'interno della linea narrativa principale, mi dispiace gente, ma avete fallito già dall'inizio, oramai è troppo tardi tornare indietro. A quel punto è meglio interrompere la storia e riniziare da capo con qualcos'altro. Diciamo che per questo video è tutto, come sempre ho anche già parlato fin troppo. Adesso però mi piacerebbe sapere da voi come risolvete le dissonanze quando vi capitano, se vi è mai capitato, se non vi è mai capitato, se dite che non vi è mai capitato tanto non vi credo. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche, io sono il Master K e noi ci vediamo nel prossimo video.